Mi chiamo Chiara De Sanctis, ho 46 anni e vivo a Modena da una decina d'anni. Sono approdata a Modena per amore, per seguire mio marito che aveva un posto di lavoro qui e per scelta perché Milano era troppo caotica per noi in quel periodo. Volevamo una città più a misura d'uomo e siamo venuti a Modena. Ho una formazione economica, sono laureata in economia e commercio e ho lavorato per 15 anni nella consulenza di direzione per delle multinazionali americane. Ho avuto, per così dire, 15 anni di lavoro che però non mi rispecchiava totalmente. Finché sono riuscita a scavare in questa città, a trovare tempo per me per capire di più le mie aspettative, le mie aspirazioni, i miei desideri e sono riuscita a trasformare in un lavoro quello che era un'ambizione, un desiderio fin da piccola, quella di realizzare dei progetti con la carta. Il mio laboratorio si chiama Atelier Descartes, siamo in Viale Tassoni e realizziamo prevalentemente allestimenti e decorazioni con la carta. Quindi il materiale d'elezione è la carta che noi tagliamo, pieghiamo, incolliamo e trasformiamo per realizzare oggetti o anche installazioni di grande formato, quindi da oggetti piccoli, fiori, piccole cose, fino a realizzare allestimenti anche grandi di decine di metri. Qualunque tipo di accessorio che ad esempio la moda ci richieda per sfilate, per eventi, per feste. La carta può diventare fiori, frutta. Può diventare palazzo, può diventare cappello, vestito, accessorio, borsa, qualunque cosa la creatività ci chieda di interpretare. I nostri clienti sono fondamentalmente clienti della moda o clienti che hanno a che fare con il design e vogliono allestimenti particolari realizzati in un modo particolare. Mi spiego meglio. Per quanto riguarda la moda, sono i nomi della moda italiana, per cui parliamo di Max Mara piuttosto che Ferragamo, Fendi, aziende che quindi hanno necessità di allestire vetrine o creare degli spazi innovativi con la carta. Un'altra categoria di clienti sono i wedding planner, per cui per loro realizziamo invece allestimenti destinati al mondo delle spose. Sì, Modena è una buona città per fare impresa da un certo punto di vista perché consente a una persona che vuole iniziare un'attività imprenditoriale di trovare degli spazi e di trovare anche il giusto raccoglimento, per così dire, per far nascere qualcosa e per farlo emergere, dato che non è una città come Milano dove non so la concorrenza nel campo del design, no? o delle realizzazioni degli allestimenti è molto più forte. D'altro canto, lavorare in una città come questa vuol dire scontrarsi magari con un'idea, cioè la gente non riconosce che, non pensa che con la carta si possano fare molte cose. Quando io spiego che realizziamo degli allestimenti con la carta, restano un pochino spiazzati perché non si sa che la carta effettivamente non è soltanto la carta da 80 grammi, ma è anche cartoncino, cartone ondulato, cartone alveolare, ha struttura, forma, consistenza, tale da renderla capace di diventare effettivamente allestimento. Ma a me piacerebbe tantissimo entrare in contatto con chiunque fosse interessato a lavorare e a portare, a dare il suo contributo, oppure con cui collaborare per realizzare i nostri lavori, perché credo che soltanto dalla collaborazione possano scaturire delle soluzioni nuove.